Ciao a tutti, oggi sono qua per un video extra speciale, fuori programma diciamo, perché ho tantissime cose da dirvi. Direi di partire dalla cosa per cui sono più curiosa, perché mi è appena arrivato questo pacchettino e voglio aprirlo insieme a voi. Praticamente mi ha contattato questa azienda che si chiama La Tua Cover Personalizzata, è un sito web in realtà, che vende appunto cover personalizzate, quindi potete scegliere un'immagine, un poster, un qualsiasi cosa e adattarlo al formato della vostra cover. Io ho scelto, oh mio Dio che bella, stupenda, bellissima, il tatto è leggermente ruvido e mi piace un sacco. Praticamente questa è una locandina old style, veramente vintage di Star Wars, Una Nuova Speranza. Io sono una fan accanita di Star Wars e volevo assolutamente personalizzare la mia cover con la locandina di Star Wars. Può sembrare una stupidaggine, ma adoro. Devo dire che sono molto soddisfatta perché, essendo un'immagine sia ad alta definizione però un po' vecchia, un po' vintage, avevo paura che venisse molto pixelata, invece non so quanto si possa vedere adesso in videocamera, ma è tutta completamente a fuoco e sono molto contenta. Direi quindi che possiamo provarla sul cellulare, vedere se ci sta o non ci sta. Ok, è molto slim, non so se potete vedere che non copre, però calza a pennello, i buchi per i tasti sono giusti, ai lati ovviamente, cioè qua sopra e sotto è aperta, è chiusa solo ai lati, e qua è praticamente una di quelle cover invisibili. Comunque mi piace molto. Questa cover in particolare è per un iPhone 6, ma ho visto sul loro sito che hanno tantissimi modelli e marche differenti. L'unica cosa è che le fanno soltanto rigide. Potete mettere voi l'immagine che più preferite, quindi potete cercarla o su internet o caricarla direttamente dal vostro PC. Potete ridimensionarla e spostarla a seconda della dimensione, centrarla o meno, come vi piace. E se è un'immagine che magari è più piccola rispetto alle dimensioni della cover, potete scegliere anche lo sfondo. La trovo una cosa veramente molto carina e avete subito l'anteprima di come verrebbe la vostra cover, quindi è una cosa molto interessante. Se siete curiosi di vedere il loro sito, vedere come funziona, fare qualche prova, vi lascio il link qua sotto in descrizione, si chiama comunque www.latuacoverpersonalizzata.it. Mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi, quindi nel caso foste interessati ad acquistare effettivamente una cover per il vostro cellulare, qua sotto in descrizione sempre trovate un codice sconto. Passando ora alle cose che ci tenevo a dirvi, il 1° di ottobre, ovvero sabato prossimo, organizzerò un incontro qua a Rimini. Ci vedremo, ci incontreremo sotto l'Arco di Augusto alle 4, quindi passeremo un pomeriggio insieme per librerie, negozietti. Voglio assolutamente portarvi in un negozio che vende Yankee Candle perché è bellissimo, tipo la vita. Ci sono un sacco di accessori, oggetti per la casa favolosi, adesso che si sta avvicinando il periodo natalizio. Ci sono tantissime cose carinissime. Comunque, se avete piacere quindi di incontrarmi, passare un pomeriggio insieme, conoscere altre persone magari qua della zona, vi aspetto alle 4 sotto l'Arco di Augusto, appunto sabato 1 ottobre. Seconda cosa che ci tenevo a dirvi, un po' meno importante, è che ho aperto un piccolo spazio su Facebook dove vendere le mie creazioni all'uncinetto in panno lenci. Per intenderci, questi gattini che vedete sempre dietro di me, li ho realizzati io in panno lenci, sono ispirati ai miei gatti. Ne realizzo anche su commissione, ispirati ai gatti magari di altre persone o semplicemente ispirati a razze di gatto, insomma, personalizzati. Oltre alle mie creazioni vendo anche oggetti di seconda mano come libri, scarpe e vestiti, in modo da poter sostenere diciamo la parte creativa di questo progetto e quindi comprarmi se ho bisogno dei materiali per realizzare questi prodotti artigianali fatti a mano da me. Se siete curiosi trovate appunto questo negozio virtuale su Facebook e Instagram come Time to be a Cat Shop. Trovate comunque il link qua sotto in descrizione. Ultima cosa che volevo dirvi, in realtà chiedervi, è che cosa ne pensate della nuova tipologia di video che ho introdotto qua sul canale, ovvero i cosa leggo, che sono andati a sostituire diciamo i video letture del mese. Vi chiedo questo perché ho visto che sono molto ma molto poco seguiti rispetto a quelli che erano le letture del mese, quando sostanzialmente parlo comunque
di diversi tipi di libri o fumetti in un unico video in maniera sì abbastanza stringata, ma dicendo tutto quello che voglio dire su un libro o un fumetto. Quindi fatemi sapere se hanno senso di esistere, perché ho visto appunto che sono poco seguiti, un pochettino mi dispiace. E secondo voi che cosa potrei migliorare in questa tipologia di video? Che cosa vi piace o non vi piace? Sentitevi tranquillissimi di rispondermi in maniera sincera, perché ve lo chiedo appunto per migliorare i miei contenuti, i miei video, per fare qualche cosa che possa interessarvi e esservi utile in qualche modo, che vi piaccia come minimo. Detto questo, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate sempre tutti i vari social dove seguirmi, perché spesso mi ritrovo richieste di amicizia su Facebook e io non accetto nessuna amicizia di persone sconosciute, semplicemente per motivi di privacy, però sono attiva su tantissimi altri social, mi potete aggiungere su Snapchat, su Twitter, su Instagram, su Goodreads, su Tumblr, ho creato anche un gruppo chiamato Cibis The Wayne, di cui non so per quale motivo le persone mi dicono sempre: "Ehi, ma non sapevo dell'esistenza di questo gruppo", mentre io cerco di spammarlo sempre ovunque appena posso. Quindi trovate sempre tutti i link qua sotto in descrizione nel caso foste curiosi. Se non ve ne interessa niente, pace. Spero che questo breve video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!